Voglio essere libero. Libero come un uomo. Buonasera. Finalmente l'Assemblea regionale siciliana, dopo anni di discussione di questo genere di problema, di questa materia, l'Assemblea regionale siciliana dopo anni ha varato una legge che permette che gli stabilimenti balneari presenti nella nostra regione e regolarmente autorizzati, così come la legge prevede, possano rimanere aperti tutto l'anno. Vi chiederete perché questa sorpresa? È una sorpresa perché questo genere di decisione giaceva nei cassetti del Parlamento siciliano da tantissimo tempo, anzi da diverse legislature, senza che si potesse trovare un punto di incontro tra le esigenze dei gestori degli stabilimenti balneari, le esigenze della città, della popolazione, degli altri esercenti attività simili, perché naturalmente il problema non è soltanto l'uso della spiaggia, ma è l'uso dei servizi collegati con la spiaggia, i bar, i ristoranti, le discoteche, tutte attività che naturalmente possono entrare paradossalmente in conflitto con analoghe attività che si svolgono nella città e non sul mare, in prossimità appunto degli stabilimenti balneari. Con la decisione dell'Assemblea regionale siciliana questo equivoco è stato finalmente sciolto e io credo profondamente che servirà a migliorare l'offerta relativa non soltanto nella nostra città ma in tutta la Sicilia, dato che la nostra regione dispone di oltre 900 chilometri di costa. Le attività collegate alle attività balneari sono attività che producono lavoro, che producono occupazione, che producono attrattiva turistica, che certamente contribuiscono allo sviluppo economico e occupazionale di un territorio disagiato, di un territorio depresso e soprattutto contribuiscono a favorire quella che comunemente si chiama destagionalizzazione del turismo, perché anche in virtù, anche grazie alle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli della nostra regione, i nostri stabilimenti balneari potrebbero continuare a funzionare anche per farsi il bagno, come si suol dire, durante i periodi nei quali in altre regioni d'Italia questo non è possibile. Da noi si fa il bagno a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, insomma sono pochi i giorni nei quali è assolutamente proibitivo entrare in acqua. E allora, poiché negli altri paesi d'Europa le condizioni climatiche sono peggiori, sono molto più fredde, dunque le attività balneari tipicamente intese non possono essere esercitate, il fatto che lo si possano esercitare in Sicilia certamente costituisce una sorta di corridoio turistico che porta dai paesi del nord verso la Sicilia, un corridoio che in questo periodo a mio avviso andrebbe ulteriormente allargato, anche perché le condizioni di instabilità politica e di sicurezza di ordine pubblico nei paesi del Nord Africa, che sono diventati nel tempo i nostri concorrenti maggiori, certamente convincerà molti turisti del Nord Europa a frequentare di più le nostre coste piuttosto che le coste della Tunisia, del Marocco, di altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo ma che appunto non presentano condizioni di sicurezza tali da favorire le attività turistiche. Dunque ben vengano queste decisioni, speriamo che la risposta degli operatori economici sia importante, sia ben organizzata, perché certamente la possibilità di usufruire degli impianti balneari per tutto l'anno costituisce una grossa opportunità per lo sviluppo della Sicilia. Buonasera. Voglio essere libero.
Libero come un uomo.